Chicos, ¿qué tal? Pues hoy estoy con mi alter ego, la prof. Robert, a que nos parecemos mucho, ¿eh? Porque me ha dicho, me sugiere que todavía no hemos hablado de los pronombres relativos. Beh, el mio alter ego, la prof. Robert, siamo ugualette, eh? Mi suggerisce che ancora non abbiamo parlato dei pronomi relativi in spagnolo e quindi cerchiamo di porvi rimedio. Metto un attimo qui la prof. Robert. E i pronomi relativi, cioè quali sono i pronomi relativi? Che, il quale, la quale, i quali, di cui, a cui. Questi sono i pronomi relativi. E quando li usiamo? Li usiamo per riferirci a qualcosa che è stato detto in precedenza e che noi non vogliamo ripetere. E quindi mettiamo in relazione due frasi, di cui una è la principale e l'altra è la subordinata, nonché relativa, perché è introdotta da un pronome relativo. Ad esempio, se io ho due frasi. Ho scritto un libro e poi ne ho un'altra. Il libro sarà pubblicato o sta per essere pubblicato. Ok? Come metto in relazione queste due frasi senza cambiarne il significato? Utilizzando un pronome relativo e quindi la frase diventa il libro che è scritto e sta a punto di essere pubblicato. Ho usato che. Si può riferire sia a persone che a cose. Quindi, riferito a persone, la chica che me presentaste es muy guay. Es muy guay, un modo informale per dire è cool, è simpatica, è forte. Ora, attenzione, se prima del nostro relativo c'è una preposizione, allora inserirò anche l'articolo. Altrimenti no, il pronome relativo non vuole l'articolo. Il che, scusatemi, non vuole l'articolo. Quindi, l'esempio qual è? E l'ombre con, questa è una preposizione, con el che salì a noce es un presumido. Quindi l'uomo con il quale, con cui sarebbe, con il che, con il quale. Uscì ieri sera è un presuntuoso. Parliamo di che. Un'altra cosa importante, se io ometto il sostantivo a cui si riferisce il relativo, non devo mettere aquel o aquella, ma devo mettere l'articolo corrispondente. Ad esempio, nella frase italiana, questa camicia mi piace, ma quella che ho provato ieri mi sta meglio, Quella che ho provato ieri in italiano, come diventa in spagnolo? Quella non ci va, ci devo mettere mettele, mettele, mettele. Mamma mia, ragazzi, la lingua, l'articolo. E quindi diventa Esa blusa me gusta, pero la che me prové ayer me queda mejor, mi sta meglio. La che, non aquella che, è sbagliato, è brutto. Poi, vabbè, ci si capisce, eh? Però, se parliamo correttamente, perché no? Continuiamo con chi. Ora, in italiano chi è chi, che sia uno o due. In spagnolo, no, proprio perché lo spagnolo è facilissimo. Eccolo qua. Chi, riferito ovviamente solo a persone. Se è una persona sola, quién es él, chi è lui, quién. Se sono due, diventa quiénes. Quindi chi. Al plurale, riferita a due persone. Ad esempio, facciamo subito l'esempio con il plurale. Estas son las chicas con quienes voy al curso di alemán. Queste sono le ragazze con le quali vado al corso di tedesco. Con chi sarebbe? Con chi vado al corso di tedesco? Quel chi è riferito a due persone, quindi diventa quienes. Poi abbiamo El qual, la qual, los quales, las quales, prendono il plurale, quindi si riferiscono a persone o cose. Un esempio, esta es la persona de la cual te hablé ayer. Questa è la persona della quale ti ho parlato ieri. Concludiamo con. Allora, questi si riferiscono sia a persone che a cose e sono usati in un linguaggio un po' più colto, che anche adesso, anche a dirveli in italiano, sembrerà strano. Quindi, cuyo, cuya, cuyo, cuyos, cuyas, hanno un valore possessivo e concordano
con il sostantivo che precede e non hanno l'articolo. Quindi, se io dico los chicos cuyos padres ya están aquí, pueden marcharse. Vuol dire i ragazzi, di cui i genitori. Quindi quel di cui, dei quali, cioè quel cuyos è proprio riferito, il valore possessivo, cioè i genitori sono dei ragazzi. Oppure se io dovessi dire el cuadro cuyo autor es holandés, puntini puntini. Ad esempio, il quadro, il di cui autore è olandese, es non so, un quadro di Van Gogh, per esempio. Quindi questi cuyo, cuya, cuyos e cuyas sono proprio di chi, di cui, del quale, della quale, ok? E oggi mi fermo qui, quindi oggi ve li ho solo introdotti, la prossima volta vedremo alcuni esempi, perché sennò rimane troppo confuso. Un abbraccio e hasta la prossima, también con Prof. Robe!